occhi al cielo e naso all'insù per ammirare il consueto spettacolo pirotecnico in onore del santo patrono, San Donato. Anche quest'anno, infatti, seppur con le dovute misure anticontagio, tanti aretini hanno scelto di non rinunciare alle tradizioni e di lasciarsi incantare dai fuochi d'artificio. Lo spettacolo pirotecnico quest'anno ha avuto come tema portante quello della giostra del Saracino e della Città dell'Oro. La notte si è quindi illuminata con i colori dei quattro quartieri e quello dell'oro. Come sempre, la rampa di lancio è stata la fortezza, il solito palcoscenico naturale da cui vederli invece il prato, al quale gli aretini però hanno potuto accedere attenendosi alle misure di sicurezza anti-Covid, quindi mascherina e distanziamento di almeno un metro tra le persone. A presidiare la zona Stewart, agenti della Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine. Le celebrazioni per il patrono, come ogni anno, erano iniziate con i vespri pontificiali officiati da Monsignor Benvenuto Italo Castellani, arcivescovo emerito di Lucca, e poi con l'offerta dei ceri votivi da parte dei comuni della diocesi, quest'anno in forma ridotta, senza sfilata e gruppi storici. A chiudere, come sempre, la vigilia del patrono di Arezzo, lo spettacolo pirotecnico.